Diciamo che la professoressa non è stata colpita volontariamente. È partito questo colpo. Sì, comunque i ragazzi hanno torto perché la pistola a scuola non andava portata. Ma non è stata raccontata la vera versione dei fatti. Comunque tu dici resta comunque un episodio, insomma, su cui riflettere. Sì, resta comunque un episodio su cui riflettere. Quindi la professoressa si è trovata lì accidentalmente. La professoressa sta aspettando il cambio dell'ora. È stata colpita. Sì, accidentalmente però. I ragazzi non l'hanno fatto apposta. Una bravata, lo studente avrebbe tirato fuori la pistola a giocattolo e accidentalmente avrebbe colpito la professoressa alle spalle. Non voleva far partire i pallini contro la docente, a cui avrebbe già chiesto scusa. Sarebbe questa la ricostruzione di quanto accaduto venerdì mattina all'interno dell'Istituto Tecnico Commerciale Enrico Cenni di Vallo della Lucania, protagonista un quindicenne originario di Casalvelino, iscritto ad una seconda classe della sezione Geometri. Il tutto sarebbe iniziato nei bagni dell'istituto, dove il quindicenne avrebbe preso la pistola a giocattolo da un altro ragazzino di prima che l'aveva introdotta a scuola. Giocando avrebbero raggiunto il corridoio dove accidentalmente sarebbe partito un colpo che avrebbe raggiunto la professoressa di sostegno durante il cambio dell'ora. Subito il ragazzo, resosi conto dell'accaduto, avrebbe nascosto la pistola nello zaino di un altro studente di Vallo della Lucania, per cui non era intenzione dello studente colpire la professoressa, che si sarebbe trovata coinvolta involontariamente in un gioco tra studenti. La pistola a giocattolo, subito dopo l'episodio, è stata sequestrata, una bravata all'interno di un istituto scolastico che inevitabilmente ha alzato un polverone. Della vicenda sono stati avvisati sia i genitori del ragazzo autore del gesto che quelli di alcuni compagni. Questa mattina la mamma del quindicenne era a scuola e nel pomeriggio dovrebbero arrivare ulteriori chiarimenti in merito da parte dei dirigenti scolastici dell'istituto. Il Cenni Marconi, un tempo l'istituto che a Vallo della Lucania registrava più studenti iscritti, oggi conta circa 600 studenti ed è frequentato da ragazzi che ogni mattina arrivano da tutto il comprensorio cilentano. L'episodio, seppure ricostruito come un gioco tra studenti, ha suscitato una notevole attenzione. Questa mattina, dinanzi all'istituto, sono arrivate anche le telecamere di Rai e Mediaset. Su quanto accaduto hanno svolto gli accertamenti di riti i carabinieri del reparto territoriale di Vallo della Lucania agli ordini del tenente colonnello Santepicchi, e il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale Ettore Acerra ha annunciato di aver avviato un'indagine urgente per far luce su quanto realmente accaduto.